procedettero verso le colline, quelle belle colline coronate di ulivi e di mandorli che guardano il mare. E cammina, cammina, giunsero ad un paesello grazioso, situato in una conca in mezzo al verde degli orti. Arrivati sulla piazza, videro davanti la chiesa una torma di asinelli spelacchiati, col basto e la schiena tutti infarinati di polvere di gesso. Uno di quegli asini, con la faccia contro il muro, piangeva dirottamente. Era senza basto il poveretto e mostrava sulle costole due grossi guidaleschi brulicanti di mosche. Davanti a lui un omino piccolo, scalzo, sbrindellato, con una minuscola pipa di terracotta fra i denti, gli diceva ghignando: «Te l'ho detto che te la facevo e te l'ho fatta. Mostra adesso a questi signori le tue brutte piaghe, che tutta la vergogna sia tua». Il povero asino chiudeva gli occhi mortificato, abbassava le orecchie e piangeva come una fontana. «Cosa hai fatto a quel povero ciuco?» domandò San Pietro. «Gli ho levato il basto, santità, perché tutti vedano le sue piaghe». «E perché?» «Perché ha il vizio di sdraiarsi per terra quando gli metto un carico sulle spalle. Ora piange per la vergogna». Gli apostoli si tenevano la pancia per il gran ridere. «Santa ingenuità», disse San Matteo, che si piccava di lettere nella sua qualità di ex contabile delle gabelle imperiali. «In questo paese anche gli asini sono senza malizia. È segno che si sta bene, perché dove non vi è la malizia non vi è neppure il bisogno. Questo paese si chiami benestare». E così esso si chiama ancora al giorno d'oggi.